Buonasera, ci siamo anche con l'aggiornamento del 23 di marzo per quanto riguarda il coronavirus. Ci sono un po' di e per come la nostra città sta affrontando l'emergenza. Ci sono un po' di novità perché siamo a 21 infetti ufficialmente, di cui 3 purtroppo deceduti. Questi sono i dati ufficiali. So che oggi c'è stata la pubblicazione sul Corriere della Sera del numero degli infetti per comune, probabilmente non è poi così aggiornata come i dati che ci vengono trasmessi dalla prefettura. Quindi siamo a 21, di cui 3 purtroppo sono mancati. Tra l'altro, sono persone estremamente conosciute nella nostra comunità, alla quale a una ho dedicato anche un pensiero oggi sulla mia pagina personale, perché era proprio uno che c'era sempre. Quindi, per prima cosa, un pensiero deve andare a loro, perché ci hanno lasciato per questo brutto, antipatico, per non dire altre parole, del virus. Però, insieme a questo, ho chiesto oggi all'anagrafe di dirmi quanti sono i bambini nati a Besana dall'inizio di marzo. Sono 3, sono Miriam, no, Ariel, Riccardo e un altro che ha prenotato il papà l'appuntamento, ma non è ancora arrivato, di cui non sappiamo ancora il nome. Quindi, così idealmente, volevo salutare i nostri 3 concittadini che ci hanno lasciato per colpa di questo maledetto virus, però dare anche come segno di speranza e del fatto che il mondo deve andare avanti perché la vita ci chiede di andare avanti, dare il benvenuto a questi 3 nuovi bimbi della nostra comunità. Così è la vita e quindi dobbiamo prenderla per le corna e andare avanti. Poi ho un po' di cose importanti da dirvi. Ieri sera la Regione Lombardia ha fatto un'ordinanza che non ha avuto poi così tanta pubblicità come le altre, ma impattava soprattutto i comuni, per cui noi abbiamo ridotto ulteriormente il personale e le persone che sono presenti, per cui abbiamo dovuto chiudere alcuni uffici. Attualmente abbiamo, è come se avessimo proprio girato al minimo il motore del comune, che rimane aperto soltanto per lo stato civile, quindi nascite e decessi. Collegato a questo, ovviamente, c'è l'ufficio cimiteriale, la polizia locale e i servizi sociali. Tutto il resto è chiuso, quindi urbanistica, lavori pubblici, segreteria, servizi finanziari, tributi, tutto il resto è chiuso. I nostri dipendenti stanno riuscendo a lavorare, però, per fortuna, in smart working quasi tutti, e riuscendo quindi a portare avanti l'attività amministrativa per quello che era il progresso e per quello che riguarda l'ordinarietà. Però ovviamente non sono qui presenti, quindi la quotidianità risulta sicuramente impattata, anche perché devo riconoscerlo, l'hardware a disposizione del nostro comune, come immaginerete, non è poi così avanzato, non ci permette di dare il portatile per lavorare a casa, perché portatili non ci sono. Al di là di questa considerazione, quella conseguenza diretta di questa misura qual è? È che a malincuore dobbiamo dire agli oltre 50 ragazzi che si sono resi volontari, che hanno iniziato a venire qua in comune, che non potranno più venire, perché immaginate che se l'ottica della misura è ridurre le persone che si spostano, ridurre le persone che vengono in comune, questo deve impattare anche i volontari. Quindi, a malincuore devo dire a questi ragazzi grazie, anzi, a nome di tutta la nostra comunità dico a questi ragazzi grazie perché sono più di 50, se ci pensate fa impressione, perché si sono resi disponibili per venire a lavorare qui in comune, a fare i volontari. Quelli che l'hanno fatto hanno capito e hanno visto quanto prezioso fosse il loro contributo, ma purtroppo, andando nell'ottica delle ulteriori restrizioni, dobbiamo chiedere a loro di stare a casa. Teniamo però tutti i nomi, tutti i contatti, perché sicuramente in futuro ci sarà bisogno ancora di loro, perché è facilmente presumibile che questa emergenza continui in futuro. Quindi, da parte di tutta la comunità,
Grazie a questi ragazzi, spero che ci sia presto modo di ringraziarli pubblicamente, di mostrarvi i volti e i nomi di questi ragazzi che hanno dato l'immagine migliore della nostra città, cioè si sono resi disponibili, nonostante anche il rischio, di uscire di casa e venire qui a dare una mano a chi ha più bisogno. Vi devo aggiornare sui manifesti che purtroppo non arrivano, perché ovviamente essendo state chiuse le aziende, sono state chiuse anche le aziende che stampano e quindi non riescono a processarci l'ordine. È anche vero che non essendoci in giro nessuno, devo dire che il traffico oggi, le persone in giro sono notevolmente calate, i manifesti pubblici non funzionano, quindi li faremo girare su WhatsApp. Per cui se vi arrivano con due manifesti di colori diversi, con due consigli da parte dell'amministrazione comunale, cioè sul restare a casa e sul fare la spesa una volta alla settimana concentrando intelligentemente gli acquisti, vi prego di farli girare soprattutto i più anziani che hanno WhatsApp ma che non hanno probabilmente i social. E sempre su WhatsApp stiamo lavorando per cercare di arrivare a questa piattaforma che permette di far girare più velocemente le informazioni in modo diretto a ognuno di noi che ne faccia richiesta. Ovviamente dobbiamo passare dai regolamenti e da tutto quello che prevede l'amministrazione comunale, perché nemmeno in questo momento dobbiamo ricordarci, dobbiamo dimenticarci che comunque tutto deve avere una forma. E infine, sì, a chi già lo chiede, perché ho visto i commenti, è vero, un ristoratore della nostra città ha consegnato, ha regalato 1200 mascherine chirurgiche alla nostra città, le ha portate qui oggi a comando della polizia locale. Ovviamente, come potete ben capire da soli, le mascherine sono 1200, i cittadini sono 15.500. A me piacerebbe regalarne una ad ognuno, ma non si può perché sono 1200. Quindi vi dico subito come abbiamo deciso di distribuirle con il solito criterio, quindi cercando di darle prima a chi ha bisogno. Se gli infetti sono 21 e i decessi purtroppo sono tre, ci sono decine di persone che sono in sorveglianza attiva nella nostra città. Quindi, per dare una ulteriore garanzia a loro, ma anche a tutti gli altri, quindi a tutti noi che non siamo in sorveglianza attiva, daremo le mascherine a loro prioritariamente. Quindi, quando finirà la sorveglianza attiva, perché ha la durata, come sapete tutti, di 14 giorni, queste persone potranno uscire. Qualcuno mi ha già manifestato un po' di apprensione non tanto per se stessa, ma proprio per gli altri. Anche questo penso sia un gesto nobilissimo. Quindi, per farle stare più sicure, più tranquille, considerando che da 2 settimane non hanno accesso praticamente a supermercati e a tutto il resto, gli portiamo noi le mascherine. Già da domani inizieranno le distribuzioni. Qualora qualcuno ne fosse sprovvisto ed è in sorveglianza attiva, e lui lo sa di essere in sorveglianza attiva perché è stato chiamato da ATS e poi dal nostro comune, ce lo dica, tanti numeri li sapete, li trovate facilmente e quindi ve le portiamo se non le avete. E se vedete che nei prossimi giorni la distribuzione non è ancora arrivata, inizia domani, quindi qualche giorno per poterla fare, perché si somma alle altre distribuzioni, per cui adesso stiamo anche considerando di fare la distribuzione delle mascherine mentre portiamo a casa la spesa e i farmaci a queste persone. Devo ringraziare la società AIB, perché anche oggi, che è la società che gestisce la nostra farmacia, ci ha dato una mano importante per coordinare anche questo tipo di interventi. Poi volevo dirvi ancora una cosa, un appello che io vi rinnovo ancora una volta, perché me l'hanno riportato. Abbiamo rispetto delle persone che sono in sorveglianza attiva e che sono contagiate. Se avete saputo, avete sentito voci, siete convinti che qualcuno che conoscete è stato contagiato, non subissatelo di telefonate per sapere se è morto, perché purtroppo è una cosa che mi è stata riportata ed è tristissima. Io francamente non riesco a comprendere questa morbosità. Quindi, per favore, ho capito l'apprensione, la paura. Però tanto poi i nomi di chi manca purtroppo si sanno, quindi non perdiamoci in queste cose. Poi pubblicherò stasera, se riesco, le bellissime parole di Eugenio Corti, che sono nel Cavallo Rosso, in cui sostanzialmente dice: di fronte alle guerre, ai cataclismi come questo, purtroppo
Non si può fare niente, i cataclismi, le guerre arrivano. Quello che fa la differenza è come noi ci rapportiamo nei confronti di queste situazioni. E io sinceramente condivido pienamente le parole di Corti. Rispondo a qualche domanda. Si può fare la spesa in altri comuni? Sì, oggi perfetto, ha chiarito questa cosa dicendo se all'interno di un comune non ci sono supermercati, si può andare a fare la spesa in altri comuni, presumibilmente quelli di fianco. Noi però abbiamo quattro supermercati che stanno funzionando, nonostante gli assalti degli altri giorni hanno comunque gli scaffali pieni e ben forniti, quindi con calma andiamo a fare la spesa, le cose ci sono sempre. Tra l'altro vedo il cittadino che ha un nome che io non riesco a pronunciare, ma so che si fa chiamare Andrea, quindi grazie perché ci hai consegnato le mascherine per le ultime che devi portare, vieni in comune perché ci organizziamo per andare a prenderle. Poi vedo se c'è qualche domanda. Il benefattore ristoratore, lo sapete, è il nuovo ristorante cino-giapponese che c'è alle 5 Frecce. Facciamo nomi e cognomi così diamo problemi. Allora, gli immunodepressi sono delle mascherine chirurgiche, quindi da quello che ho capito, perché non sono un tecnico, servono più a proteggere gli altri che noi stessi. Quindi se noi abbiamo il Covid e non lo sappiamo e tossiamo, la mascherina chirurgica impedisce che venga trasmesso agli altri. Quindi in realtà se siamo immunodepressi conviene avere le altre, le FFP2 e le FFP3. Esatto, vedo che già qualcuno sta rispondendo. Speriamo che possa riaprire il ristorante, sì, perché è una persona molto carina, aiuto di conoscerlo. Sulla possibilità di andare alle camere mortuarie è una esigenza che purtroppo ho avuto anche la mia famiglia in questi giorni. Prima delle restrizioni si poteva, adesso sinceramente non so, però capisco che è una situazione estremamente difficilissima perché l'ho vissuta, quindi mi rendo conto del desiderio di andare a salutare una persona cara. Tra l'altro volevo fare dedicare un pensiero di incoraggiamento a quanti stanno perdendo altre persone, non per colpa del Covid. Oggi c'è stato un caso particolarmente doloroso e queste persone non possono salutarli come avrebbero voluto con un funerale, perché questa situazione ci sta togliendo anche questo. Quindi volevo dedicare un pensiero anche a loro. Tra l'altro noi avevamo già una situazione difficilissima per quanto riguarda i cimiteri, perché per troppo tempo non è mai stata fatta né manutenzione né programmazione. Nonostante questo momento stiamo cercando di recuperare per permettere a tutti di avere una sepoltura che sia più possibile vicino ai propri cari. Alcuni cimiteri e alcune frazioni non hanno più posti. Questo è un problema che non nasce adesso per il Covid, purtroppo c'era già prima, stavamo già intervenendo per sistemarla, questo adesso probabilmente ci comporterà un problema in più. Per chi ha più vicino un altro supermercato, usiamo la testa tutti, il decreto dice questo, cioè di restare all'interno del proprio comune. Se poi si è proprio appiccicati, 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 va bene. Quindi se avete domande, sono ancora qualche minuto, fatemele e poi dai commenti come al solito. Sì, allora portare la spesa ai genitori over 70 che abitano in un comune vicino, direi di sì, perché queste persone hanno bisogno di mangiare, ci mancherebbe altro, però l'ottica è sempre quella di limitare il più possibile gli spostamenti. Quindi anche lì il consiglio che vi do, ed è anche quello che è presente nei manifesti, è di fare una spesa alla settimana, non magari purtroppo. Mi riportano spesso anche i commessi e le commesse dei nostri supermercati cittadini, mi riportano che vedono che alcune persone si ripresentano 2 o 3 volte la stessa settimana comprando 3 banane, 2 pere e un filetto di pollo, giusto per poter continuare a uscire. L'ottica di tutto quello che si sta facendo non è questa.
e anzi razionalizzare un pochino, fare la spesa un po' più abbondante, ma non tornare al supermercato la settimana dopo o al decreto successivo. Se abbiamo un po' di scorta, teniamola. Tra l'altro funzionano benissimo i commercianti di Desana che stanno facendo le consegne a domicilio, mi dicono che fanno tantissime consegne, quelle con cui ho parlato, quelli da cui io tra l'altro ho fatto la spesa, mi dicono che stanno lavorando tanto, stanno lavorando bene, quindi soprattutto agli anziani, il problema è sempre quello, soprattutto gli anziani, ditegli, se avete parenti, amici, vicini di casa, di non uscire, di stare in casa, c'è perfino chi vi porta a casa. La spesa, c'è perfino chi vi porta a casa le medicine, quindi non c'è motivo per uscire. So che è difficile stare in casa da 15 giorni, so che è una pena. In Brianza, questo lo ripeto sempre, abbiamo la fortuna di avere quasi tutti il giardino, per chi ha la casa singola, ma anche spesso i condomini hanno il giardino, se dobbiamo fare qualche passo e prendere una boccata d'aria, usiamo quello lì. Le strade, quando le sanifichiamo, le stiamo già sanificando. Vi devo dire la verità, perché sono una persona schietta, secondo me non ha grande utilità, da quello anche che ha detto ATS, ma di concerto con tutti i sindaci di Monza e Brianza abbiamo deciso di dare una risposta anche sulle tante domande di sanificazione delle strade, lo stiamo già facendo. Quando vedete in giro il camioncino di Gelsia, la spazzatrice solita, ha già iniziato. Tra l'altro è arrivata anche oggi una comunicazione su questo che non ho ancora fatto in tempo a leggere, devo dire la verità, ma hanno già cominciato a sanificare le strade. Hanno fatto, Besana è molto grande, è più grande degli altri paesi, siamo il terzo comune della provincia per dimensioni, dopo Monza e Vimercate, questo per farvi capire quanto siamo grandi. Hanno iniziato a fare la sanificazione di metà del territorio, si farà anche l'altra metà quando hanno finito il primo giro, quindi penso già durante questa settimana. Metà è stata fatta settimana scorsa, l'altra metà questa settimana. L'elenco per le spese a domicilio si trova sul sito del comune, sulla pagina Facebook del comune e sulla pagina Instagram del comune e soprattutto è girato un pochino su WhatsApp, quindi sicuramente qualcuno che conoscete del nostro paese ha ricevuto su WhatsApp l'elenco dei commercianti. Tra l'altro sono quasi tutti quelli i nostri negozi di vicinato, quindi se abitate in una delle frazioni che ha ancora uno di quei negozi, provate a chiamarlo e molto probabilmente rientra tra questi. Ah, tra l'altro vedo che alcuni rispondono già sui commenti rispondono già. Allora, sugli ordini di merce inutile sui siti online, ci hanno già pensato i siti online stessi perché so che il più grande, il più famoso, consegna solamente prodotti che sono strettamente necessari, quindi non si può più ordinare, non so, videogame, la bicicletta per i bimbi, queste cose qua, non si può più ordinarle, anzi si può ordinarle ancora, ma la consegna è prevista dopo la scadenza del DPCM che porta le restrizioni fino al 3 aprile, anche se è presumibile, andando avanti così, che continueranno ancora per un po'. Allora, se l'ordinanza governativa arriva al 3 aprile, quella regionale al 15, noi ci atteniamo a quella di Fontana e quella di Conte. Allora, su questo devo dire che molto responsabilmente il Presidente della Regione ha fatto l'ordinanza prima del decreto. Sulla confusione non voglio esprimermi in merito perché non è il momento, arriverà anche quello. Pare che, allora, l'avvocatura della regione ha detto che vale quella della regione, noi ci stiamo attenendo a quella della regione, però la regione stessa ha mandato un quesito scritto al governo per chiedere chiarimenti su quale ordinanza o DPCM valga. Quindi, per adesso vale quella regionale perché l'avvocatura della regione ha detto che vale sul nostro territorio quella della regione Lombardia. In che modo fate girare le informazioni su WhatsApp visto che è legato al numero di telefono? Molti comuni l'hanno già sperimentato ed è nata dall'idea. Vi registrate, poi vabbè, quando succederà ci sarà la spiegazione. Bisogna praticamente mandare un WhatsApp al numero di telefono che istituiremo dicendo accetto oppure autorizzo, così si accetta la policy della pagina, non della pagina, scusate, del servizio e dopo si possono solo ricevere brevi informazioni di testo o immagini.
e non si può scrivere, quindi non può diventare uno strumento per dire oggi il lampione non funziona, c'è il tombino che perde. Si può solo ricevere, però è uno strumento che probabilmente in questo momento stiamo pensando possa essere utile per raggiungere gli anziani. Gli anziani sono gli over 65, cioè persone che non sono anziane nell'aspetto, sono in gamba, che però non avendo i social sono, si è dimostrato difficilissimo, si è dimostrata una fascia difficilissima da raggiungere in questo periodo. Per quanto riguarda la sanificazione delle strade, ci sono delle procedure da prendere per gli animali, devono stare in casa per un periodo? No, perché la soluzione assoluta che viene sparsa è assolutamente naturale, da quello che ho capito, quindi niente di più di quello che può succedere, ad esempio, quando viene sparso il sale per la neve. Quindi è una cosa abbastanza simile. I guanti che vengono usati per entrare a Ipera sono in giro svolazzanti per Besana. Cercate di buttarli in modo decente. E questo si rimette sempre all'educazione delle persone. Sì, esatto, i tempi di Amazon sono diluiti dopo la fine solo dopo la fine del decreto. Va bene, se non ci sono altre domande, quello che vi dovevo dire era questo. Vi ripeto l'appello per favore a lasciare in pace le persone che sapete essere in sorveglianza attiva e soprattutto quelle famiglie che hanno avuto una perdita. Vi devo dire che parlare con loro al telefono non è mai facile, non lo è stato. Quindi usiamo la testa, il buon senso, avete una città che sta rispondendo in modo straordinario. Io sono convinto, ve lo dico anche pubblicamente, che non tutti i servizi che riusciamo a offrire noi con i tempi che abbiamo noi riescono probabilmente a farlo tutti. Quindi stay strong, dobbiamo essere forti, superare il momento. Io vado a lavoro a karate, mi ha dato un QR code, mi ha detto che basta questo per andare a lavoro, fino a quando vale questo codice, basta. Del QR code non lo sapevo, io so solo della autocertificazione che bisogna scaricare anche dal sito del nostro comune, se non sbaglio, comunque c'è sulla pagina Facebook, basta compilarla per andare al lavoro. Quello non è un problema. Ci sono in giro ancora troppi anziani. Lo so, è vero, sono d'accordo. Oggi devo dire che tra ieri e oggi ho notato meno traffico, quindi spero che un pochino le ulteriori restrizioni stanno funzionando. Di fatto noi non possiamo uscire da Besana, quindi questo probabilmente ci aiuta. I vaccini a karate penso che non li abbiano sospesi, penso che si stiano ancora facendo, quelli dei bambini intendo, per cui non penso ci siano problemi. Allora, un'altra domanda, l'ho detto all'inizio, sulle mascherine che sono state già donate sono 1200, a Besana siamo 15.500, il criterio per cui noi abbiamo iniziato a distribuire le mascherine sono le persone che sono in sorveglianza attiva. Iniziamo da domani, e pian pianino cerchiamo di distribuirle a tutti. Voi tutto bene? Grazie. Tutto bene, relativamente al Covid, sì, un abbraccio, un bacio pubblico gigantesco al mio assessore Barbara Fusco. Lei sa perché? Forza, visto che ci chiedete anche a noi come stiamo. Ah, i vaccini sono stati sospesi, non lo so. Ecco, non, sinceramente, avendo il mio bambino superato l'età dei vaccini, non lo sapevo, però mi risultava fossero ancora attivi, quindi va bene, alla fine poi penso che basti chiamare l'ST di Karate per saperlo. Quindi il video rimane online ancora, poi i miei ragazzi lo faranno circolare su WhatsApp, quindi se c'erano domande che avete, riguardate il video per sapere se hanno avuto risposta, altrimenti come al solito domani o dopodomani, a seconda del tempo che riesco a ricavare, vi aggiorno ancora anche nel caso dovessero esserci novità. Speriamo soprattutto sui contagi e il resto di no. Quindi buona serata a tutti. Come al solito, vi voglio bene.